100 anni in compagnia, abbiamo voluto precisare, perché sì, mio padre Maurizio Valenzi, che è stato sindaco anche di questa città, è vissuto parecchio, è vissuto 100 anni, e però ripeto, sempre in compagnia, perché era o con amici o con i compagni di partito o con anche gli avversari politici. È stato in carcere, però era sempre con tutto il gruppo degli antifascisti, e quindi noi abbiamo voluto sottolineare questo aspetto di socialità della sua vita. Un lavoro molto interessante, perché è un lavoro che segue la mostra che lo scorso anno abbiamo realizzato al PAN, dedicata esclusivamente ai disegni politici, e che ora invece ha una sua importante appendice in questa mostra, che vuole evidenziare invece i tanti altri rapporti che Maurizio Valenzi ha avuto, quindi non soltanto col mondo politico, ma c'è un legame affettivo che appunto ha tenuto insieme la famiglia Valenzi, il rapporto con gli amici, con gli intellettuali, i tanti viaggi che ha realizzato, quindi è un modo per valorizzare un patrimonio molto importante della Fondazione Valenzi e raccontarci qualcosa appunto di questo sindaco artista di cui conosciamo bene la produzione pittorica e forse un po' meno invece quella grafica. Di filmini in 8 mm, sono stati girati negli anni 60, a partire dal 61-62 fino al 68-69, ritraggono scene di vita familiare, di vacanze, di viaggi, e come possiamo vedere in queste immagini, così come nella mostra, sono immagini girate in compagnia, amici, familiari, conoscenti, a volte anche persone, diciamo, filmate in maniera anonima, e sì, emerge lo stesso punto di vista che emerge dai disegni. Allestire uno spartito che potesse diciamo, avere come appendice le note musicali di varia tonalità che Maurizio Valenzi ha collezionato durante la sua vita con i suoi schizzi, con i suoi ritratti estemporanei. Questa è una mostra modulare che si adatta ad una variabilità di spazi, a condizioni illuminotecniche differenti. Abbiamo lavorato perché questa mostra possa adattarsi a nuovi scenari espositivi. Come una scoperta dell'uomo, dell'artista. Tutti sappiamo, il sindaco Valenzi, il sindaco identificato un po' con questa carica istituzionale che lui ha ricoperto con tanta dignità, con tanto saper fare.
emerge qui l'uomo anche interiore, la parte intima, la parte personale, la delicatezza anche dell'uomo che sa riprodurre non solo i grossi personaggi, la propria famiglia, ma anche quegli atteggiamenti umili e spesso anche riportando, ricordando quelli che sono stati gli eventi che hanno caratterizzato la sua vita anche di sindaco. Questa mostra abbiamo voluto mantenerla in questo momento particolare, quindi alla ripartenza di questo 2020, affacciandoci a questo autunno per un appuntamento molto importante, una mostra bellissima che mostra il lato, l'intimità, la vita familiare, la vita relazionale, gli incontri non solo politici del sindaco Valenzi. Una mostra veramente bella, di grande pregio, sono circa 130 le opere esposte, quindi che invitiamo a venire a vedere perché è uno sguardo diverso su un uomo che sicuramente ha fatto la storia della nostra città.